Siamo con Francesco Paduano, amministratore delegato di Uniposte. Dottor Paduano, ci ricorda il vostro format? Allora, noi come Uniposte siamo reduci da questa fiera del franchising registrando un ottimo risultato dei nostri due format. Ci siamo presentati con due modelli, Uniposte Point e Uniposte Store. La differenza tra questi due format sono le applicazioni e il template dei contenuti. Il primo tratta solo servizi postali, utility e prodotti market ed è il profilo Point. Il profilo Store invece completa la gamma con la divisione business unit dei prodotti assicurativi, finanziari e il mondo di viaggio come quello greco. Logicamente per esigenze di normativa e di gestione il nostro contratto di franchising è un contratto funzionale, vuol dire che è una gestione di più rapporti giuridici di società di scopo appartenente al gruppo Uniposte S.p.A. Quanti punti vendita avete al momento? Attualmente abbiamo una ventina di punti vendita dislocati un po' su tutto il territorio nazionale, dalla Lombardia alla Sicilia, e abbiamo una trentina di punti vendita contrattualizzati che saranno inaugurati nelle prossime settimane. Nell'ultimo trimestre stiamo registrando un'inaugurazione settimanale. Abbiamo avuto un discreto successo nella grande distribuzione perché siamo reduci di un'area test fatta con Carrefour Italia che dopo il primo trimestre delle prime due aperture dei primi due punti vendita in Piemonte, in Moncalieri, provincia di Torino, e al centro commerciale di Vercelli di Carrefour, abbiamo avuto l'ok per arrivare in Lombardia e da questo chiaramente è un po' la pipista per tutto il mondo della distribuzione organizzata. Siete presenti in tutta Italia? Siamo presenti un po' in tutta Italia, tranne qualche regione che stiamo avendo dei timidi contatti. Il concetto, diciamo, l'analisi di perché in alcuni posti non siamo presenti è dovuta alla complessità della nostra impresa. Come le dicevo prima, noi abbiamo un'attività che è un po' complicata, abbiamo più autorità da gestire e da confrontare, quindi abbiamo dovuto creare un gruppo di fatto con più società dedicate e creando degli specialist all'interno dello store. Quindi questo da un lato prevede corsi di formazione, esami per ottenere titoli abilitativi dei preposti e logicamente non è solo un discorso di equilibrio finanziario, ma è dovuta alla capacità e alla complessità del progetto. Quindi non tutti gli imprenditori possono sposare o guidare una macchina Uniposte franchising perché, ripeto, è dovuta all'abbinamento di una capacità finanziaria e una capacità professionale. Quindi bisogna superare degli esami e bisogna superare degli standard attitudinali per svolgere l'attività di affiliato Uniposte. A quanto ammonta l'investimento iniziale? Noi partiamo da 12.500 euro, che è comprensivo di imposta, quindi di IVA, e a salire in base ai vari format che comprendono sia i beni strumentali, sia l'apparato hardware che i sistemi informativi, oltre alla formazione e al piano marketing che diamo chiavi in mano ad ogni nostro affiliato. Faccio un'ultima domanda, visto che siamo al Salone del Franchising di Milano, una sua riflessione sullo strumento Strumento Fiera per noi è importante un po' tutto il mezzo, diciamo, tutta l'area marketing e comunicazione sono dei vettori trainanti per sviluppare pedonabilità sia per quanto riguarda la clientela finale, quindi noi ci avviciniamo sempre di più a consumatori, partite IVE, che hanno esigenze di sistemi di pagamento, sistemi di postalizzazione, sia per far conoscere il brand, sia per far conoscere il progetto. Da quando è nato il progetto Uniposte, che è una startup, siamo una società per azione, abbiamo un capitale sociale di 3 milioni e mezzo, abbiamo deliberato la presenza un po' su tutti i mezzi di comunicazione, quindi siamo presenti un po' su riviste specializzate di economia e su riviste di settore. L'altro giorno eravamo su Piccolo di Trieste perché abbiamo vinto una gara d'appalto con l'aeroporto di Trieste, dove il mese prossimo inaugureremo il punto vendita e molto probabilmente l'esperimento aeroporti e zone particolari sarà un po' come è avvenuto nella grande distribuzione per creare dei format di proprietà, in questo caso non è franchising, di proprietà all'interno di aree commerciali atipiche. Grazie a voi. Grazie a voi. Buon lavoro.